ormai sì, anche l'ultima giornata ha dimostrato questo, una squadra potente, una squadra che ha continuità al di là di qualche incidente di percorso, però tanti impegni come alla Juve ci sta qualche volta. Poi bisogna considerare che gli avversari fanno la partita dell'anno, quindi è il grande merito a questa squadra, a questa società, al suo allenatore. Giusto premiare quindi Massimiliano Allegri come migliore allenatore del 2016? A me pare di sì, sono anni, anche se sono tanti gli allenatori nostri che stanno facendo bene nel campionato italiano ma anche nei campionati all'estero. No, perché Allegri sta preparando rivoluzioni, sta cambiando molto, qualche volta può anche pagare qualcosa, cambiare di continuo così, però con una rosa come a lui di giocatori credo che valga la pena. E poi il calcio di oggi credo che vada proprio incontro a questo tipo di flessibilità tattica, è quello che il discorso che stiamo portando avanti noi con la scuola di Coverciano. Secondo lei chi è il giocatore chiave per supportare questo modulo? Ma il sacrificio da parte di tutti, bisogna che ognuno qualcosa in più dia anche nella fase di non possesso palla, ma è semplice, è anche agevole per l'allenatore. Io vi faccio giocare, però bisogna che vi sacrifichiate un po', se no non riesco a farvi giocare insieme. Di Dybala ha dato la mano ad Allegri al momento della sostituzione. Ma sono gesti dei quali ne potremmo fare a meno tutti, c'è poco da fare. Oltretutto il giocatore, questo è stato aspettato molto dalla Juve, non è solo l'allenatore, è tutto uno staff che segue il lavoro di recupero di questo giocatore. Sono gesti capibili al momento, però che non sono belli, ne dovremmo fare a meno. A proposito di allenatori, Sarri e Allegri quanta strada potranno fare in Champions League? Ma io credo tanto e auguro che ne facciano tanta di strada, perché stanno dimostrando allenatori importanti a livello europeo. È proprio in questa chiave europea che questi allenatori stanno dimostrando il loro valore.